Se noi vogliamo applicare, diciamo così, il distacco dal risultato nella seduzione è fondamentale, ma avere distacco dal risultato, certo, è un costrutto mentale, ma io devo imparare a sviluppare il distacco dal risultato attraverso le azioni che faccio, soltanto attraverso le azioni che faccio, perché se resta tutto a livello mentale, dico distacco. E questo è un grande problema che hanno molte persone che pensano, sono come quelli che dicono: ah, io posso smettere di fumare quando voglio, e però non smettono mai. Perché, come dire, si creano l'illusione nella testa di poter smettere di fumare, ma in realtà non smettono mai. E quelli che si creano nella testa l'illusione di avere il distacco dal risultato, ma poi non fanno delle azioni che vanno nel senso del distacco dal risultato, cioè non mandano a fanculo, non danno indifferenza, non spariscono, non fanno ghosting, è soltanto una cosa mentale, una presa per il culo, diciamo, che la nostra mente mette in atto quando vogliamo essere legati con la persona. È come quello che dice: ah, io voglio riconquistare il narcisista per farli innamorare. Ma sei un coglione. Primo, perché non è vero, perché se tu sapessi che è un narcisista non ha senso farli innamorare, ma poi sei un coglione doppiamente, perché in realtà tu non è che vuoi riconquistarlo per fargli innamorare e mandarlo a fanculo, lo vuoi riconquistare perché ce l'hai, perché ti interessa comunque ancora quella persona. E quindi hai paura di somministrare indifferenza, paura di staccarti, hai paura di mandare a cagare. Oppure, come dice giustamente Vin, la domanda classica è: ma se ne va con un altro, se poi non lo cerco va con un altro, questa è la malgrashata, ma poi si dimentica di me, il verso della malgagosta, la ragosta buttata nell'acqua bollente, che è il verso preferito della malgasciona. Quindi dobbiamo imparare ad agire, cioè il distacco dei risultati io lo creo attraverso l'azione, cioè attraverso l'azione riesco a creare distacco dal risultato, riesco a autosomministrare. Poi quando il vostro problema è che pensate troppo, no? Perché più pensi, meno fai, perché la riflessione inibisce l'azione, e questo va tenuto conto, no? Più stai a pensare, più stai a dire: ma farò bene, ma farò male. Anche, non so, le malgascione che... Anche i catramisti che vogliono sposarsi, no? Se per dire, no? Io sono contro il matrimonio, che non ha nessun senso, ma quelli che vogliono sposarsi, per dire, se iniziano a pensare: ma farò bene, ma farò male, ma sarà giusto, ma sarà sbagliato, non ti sposerai mai più, ovviamente, perché, come dire, qualche motivazione a sposarsi è come fare un salto nel buio, appunto. Poi è una, mettere dentro un orecchio, pure è una cazzata, no? Però per dire. Lì dovete fare il coso contrario, non sposarvi, però gli atti di coraggio vanno fatti, e vanno fatti creando distacco dal risultato. Quindi il distacco dal risultato nella seduzione è basilare, perché il distacco dal risultato va a braccetto, diciamo, un po' con l'indifferenza. Se io imparo a somministrare il distacco dal risultato, cioè imparo ad avere distacco dal risultato, è come se somministro indifferenza, e poi piano piano la nostra mente si allinea al nostro comportamento, proprio per questo fenomeno che venne studiato da Festinger, ma già nel secolo scorso, credo, che è il fenomeno della dissonanza cognitiva, no? Vuol dire che i nostri comportamenti, come la nostra mente può pilotare i nostri comportamenti, il nostro pensiero può pilotare i nostri comportamenti, però è vero anche l'inverso, è vero anche che i nostri comportamenti possono pilotare i nostri pensieri. Quindi, se tu vuoi dare un'impostazione alla tua vita, fai un'azione. Vuoi dimostrare che quella persona lì è un coglione? Scrivili vaffanculo, telefonali, no? Come diceva Tony Robbins, quando non riesci a staccarti da una persona, esiste, in 5 minuti ti stacchi. Basta che prendi il telefono e gli dici vaffanculo e chiudi il telefono, punto, è finita lì. Perché la tua parte logica, diciamo, viene autopenalizzata, quindi ti dai emozioni. Questa è una cosa importante, anche perché nel momento in cui tu mandi a fanculo la persona che ti interessa di più, alla quale ti senti legato, eccetera, ti somministra un'emozione della Madonna, no? Per cui
autopenalizzi, se vogliamo, la parte logica, ma ti metti a favore della parte emotiva. Ma anziché alimentarti dell'emozione, dell'inverso, diciamo, dell'emozione negativa, ti alimenti di emozione positiva, perché ti alimenti di coraggio, no? Fai un grande atto di coraggio. Ma non devi starci a pensare su, perché se ci pensi su non lo fai più. È come, ripeto, quello che si butta dal paracadute. Se si mette lì a pensare a tutte le probabilità che ha di schiantarsi al suolo, non si butterà mai più. Ma alla fine non faremo più niente, no? Come dire, non attraverseremo neanche la strada, non andremo neanche, che ne so, in giro in bicicletta, in giro in motorino, in giro in auto, perché ogni volta che usciamo con un mezzo, che sia la bicicletta, che sia il motorino, lo scooter, che sia l'auto, che sia qualcosa, soprattutto biciclette e scooter, hai possibilità che ti schiacciano e ti fanno secco. Anche l'auto, diciamo, beh, magari se viaggi piano, in città hai meno probabilità, però diciamo che la vita è sempre, cioè una dose di rischio c'è in tutto, no? Come dire, ma pure se resti a casa, no? C'è pure la possibilità che venga il terremoto, per cui non c'è luogo sicuro. Questo fa parte dell'impermanenza dell'essere umano, non abbiamo possibilità di uscire fuori, no? Quindi dobbiamo fare le azioni, perché fare l'azione, è quello che chiamiamo atto di coraggio, ci dà la possibilità di essere ovviamente più forti, ci dà la possibilità di essere vincenti da questo punto di vista, no? Ci dà anche la possibilità appunto di sviluppare il distacco del risultato. Quindi se tu sviluppi il distacco del risultato, nella seduzione otterrai grandi risultati, appunto, perché riuscirai a far capire intanto al tuo inconscio che non sei un coglione, che sei una persona che ha forza, una persona che ha quello che vuole fare. Meditare sull'impermanenza è fondamentale per capire il distacco del risultato, nel senso che purtroppo siamo impermanenti, siamo di passaggio, ci trasformiamo continuamente, quindi è inutile che ci aggrappiamo alle cose così come sono. Le cose sono sempre in continua perenne trasformazione, no? Quindi se vogliamo, però noi non possiamo evitare che le trasformazioni avvengano, ma possiamo, proprio attraverso l'interdipendenza, attraverso il fatto che siamo tutti collegati, cercare di pilotare le trasformazioni affinché avvengano delle trasformazioni positive, soprattutto nel nostro io, soprattutto nella nostra personalità. Questo è positivo. E il fatto che una persona non ti considera vuol dire che è il peggior requisito di una persona. Sì, ecco, se noi vogliamo interagire con una persona, abbiamo il nostro Ottavio Panzeri, grande Panzeri, se noi vogliamo interagire con una persona, dobbiamo scegliere una persona che a noi dà stima e considerazione. Se non ci dà stima e considerazione, mandiamola a fanculo, togliamocelo dai piedi. Questo è molto importante, dobbiamo imparare perché prima di tutto, come dire, dobbiamo mettere noi stessi davanti a tutto e davanti a tutti, nel senso buono del termine, però, come dire, anche nel buddismo, no, dove c'è l'amore per tutti, ma uno non può amare tutti gli altri se non ama se stesso. Prima bisogna amare se stessi e poi, eventualmente in parallelo, se sei un illuminato, dai l'attenzione agli altri. Ma nessuno può amare qualcun altro se non ama se stesso, e dobbiamo prendere atto, dobbiamo effettuare il vaffadei. Il vaffadei è toglierci dai piedi tutte le persone che non ci danno benessere, fondamentalmente, perché la vita sarebbe molto più semplice se noi promuovessimo le persone che ci danno benessere, le persone che ci fanno stare bene, e le promuovessimo, cioè dovremmo dare attenzione e dovremmo toglierci dei coglioni attraverso il blocco, attraverso l'indifferenza, tutte le persone che per un motivo o per l'altro non sono adatte a noi, non vanno bene nella nostra vita, quelle dobbiamo levarci dei coglioni, altrimenti se non facciamo così ci rimettiamo noi poi alla fine. Questo è poi la cosa peggiore che ci può capitare. Quindi imparate a somministrare tensioni, imparate a somministrare emozioni,
imparate ad acquisire il distacco dal risultato e vedrete che la vostra vita sentimentale affettiva andrà per il meglio. Intanto, tra poco siamo veramente 8 miliardi di persone. Leggevo l'altro giorno che raggiungeremo intorno al mese di novembre di quest'anno gli 8 miliardi di persone. Quindi 8 miliardi di persone sono tantissime, no? Quindi che ti vuoi che ti importi di quel coglione? Un coglione vale l'altro poi alla fine, no? Bene, quindi imparate a somministrare distacco dal risultato e vedrete che con le persone che vanno per il che se lo meritano, tra virgolette, e vedrete che potrete ribaltare la clessidra. La notte si trasformerà in giorno, potrete avere nuove possibilità.